La clinica di Ippocrate. Ascoltami, miserabile straccione. Perera, dimmi dov'è o darò fuoco a questa clinica con te dentro! Ti ho già detto tutto quello che so! Non chiedo molto. Ippocrate deve dimostrare umiltà per garantire l'ordine pubblico. Deve prostrarsi agli dèi e dichiarare che deve a loro le sue capacità. Ma questo non aiuterà i suoi pazienti. Rallenterà solo il suo lavoro. Se Ippocrate crede di poter sovvertire l'ordine sociale e giocare a fare il dio guaritore... Beh... Forse gli dèi stessi vorranno la loro vendetta. Sono sicuro che alzare la voce non servirà a nulla. E tu chi sei? Cerco un uomo di nome Ippocrate. Ed ecco un altro folle seguace dello squilibrato. Di al tuo empio padrone che se non intende scusarsi pubblicamente al più presto, questa sacerdotessa di Era radunerà un esercito di fedeli e lo farà chiudere. Fuori dai piedi. Grazie agli dèi se n'è andata. Temevo che questa volta mi avrebbe ucciso. Ma che cosa succede? Mi chiamo Sostrato. Criside accusa il mio padrone Ippocrate di blasfemia. È un blasfemo? Crede che al di là delle preghiere, i mortali possano avere il controllo della propria salute e guarire dai malanni. Interessante. Posso parlare con lui? Mi dispiace, non è qui. Devo incontrare Ippocrate. Sai almeno se si trova in Argolide? Sì, ma è andato a sud-est del posto di guardia di Era per aiutare i malati e i feriti. Questo è il suo laboratorio? È la clinica di Ippocrate. Qui studiamo la medicina e offriamo cure a chiunque ne abbia bisogno. Perché non lavorate con i sacerdoti del santuario di Asclepio? La regione è conosciuta per questo, giusto? I sacerdoti fanno del loro meglio, ma i loro metodi sono antiquati. Ippocrate studia nuove cure e nuove terapie. Lo troverò. Se stai per incontrare Ippocrate, posso chiederti un piccolo favore? Dipende da cosa ti serve. Potresti portargli degli strumenti. Era così di fretta che li ha dimenticati. Ah, che genere di strumenti? Attrezzatura medica. Coltelli e budello per suturare, bende. Oh, e un clistere per ripulire le viscere. Sarà bene che siano ben confezionati. Sì, potrei portarli ad Ippocrate. Davvero? Lo farò, gli porterò gli strumenti. Ti ringrazio molto. E come faccio a riconoscere Ippocrate? Segui la strada a sud-est del posto di guardia di Era fino alla grotta di Pan. Sarà lì vicino. Devi cercare una fila di malati. Lo riconoscerai dalla calvizie, ma fossi in te non glielo farei notare.
Quanti malati. Un uomo solo riuscirà ad aiutarli tutti. Quindi, cosa provoca i disturbi di quest'uomo? Un eccesso di flegma, maestro. Direttamente, sì. Ma la vera causa è l'abbandono. L'abbandono? Un pasto caldo e dei vestiti sarebbero bastati. Ma chi poteva curarlo ha pensato che la sua condizione fosse una punizione divina, perciò l'ha abbandonato a se stesso. Critichi la tradizione. Tu devi essere Ippocrate. Sì, e sono molto occupato. Ci vorrà solo un attimo. Non ti sottrarrò ai tuoi pazienti e ai tuoi studenti? Osservazione, esperienza e sperimentazione sono fondamentali per la medicina. I miei seguaci lo stanno imparando. Vengo dalla tua clinica di Argo. Sostrato mi ha chiesto di portarti questi. Sapevo di aver dimenticato qualcosa. Sostrato è un bravo medico, ma come assistente è insuperabile. Gli hai chiesto del denaro per la consegna? No. Sapevo che ti sarebbero serviti a curare i tuoi pazienti. Mi bastava questo. Davvero ammirevole. Come hai detto di chiamarti? Alexios di Sparta. Piacere, Alexios di Sparta. Come posso aiutarti? Ippocrate, mi serve il tuo aiuto. Mi è stato detto che forse hai aiutato mia madre. La sto cercando. Vediamo moltissime madri. Portano i loro bambini da Ippocrate perché lui li possa curare. Forse i sacerdoti del santuario di Asclepio possono aiutarti. Tengono un registro dettagliato di chiunque arrivi. Ti prego, Ippocrate. Vengo da molto lontano per incontrarti. Proprio come questo paziente e quella prima e quello prima ancora. I pazienti hanno bisogno di me, ma i miei appunti sulle malattie sono stati rubati. Recuperali e ti aiuterò nella tua ricerca. Presto, a questo paziente non resta molto tempo. Sostrato dice che sei piuttosto suscettibile riguardo a... Sai di che parlo? Riguardo? Ai tuoi capelli. O a ciò che ne resta. Sì. Sì. Fai pure le tue battute come se tu fossi una scultura di Fidia che ha preso vita. Dove dovrei cercare i tuoi appunti? A Forte Tirinto, non lontano da qui. Forse se chiederai te li daranno. O forse si prepareranno a un nuovo scontro. Con me? Non dirò a un Mistios come fare il suo lavoro, ma ti prego, fallo per me. Non uccidere senza motivo. Troppo sangue è già stato versato. È stata Criside a prendere i tuoi appunti. Ah, hai incontrato la sacerdotessa. No, non lei, ma il comandante militare del luogo. Non ce l'ho con lui. I suoi uomini sono stremati dalla guerra. Sarebbe venuta qui molto tempo fa, con una bambina ferita. Sei sicuro che possa essere passata dal santuario di Asclepio? Ero giovane all'epoca. Quando mi capitava una situazione al di là delle mie capacità, mandavo i pazienti al santuario. E i sacerdoti tengono un registro dei pazienti? Sì, inciso nella pietra. Il sacerdote anziano potrebbe ricordare. Cosa c'è di così interessante in quegli appunti? Sono i miei appunti sulle malattie della mente, tra cui quella che i sacerdoti chiamano malattia sacra. È quella che affligge questo paziente. Perde il controllo delle membra e della gola. A volte schiuma dalla bocca. Temo che smetterà di respirare. Farò del mio meglio con quello che mi hai detto. Buona fortuna. Contiamo su di te.